Madonna. Il napoletano si avvicina all'inglese. È perché quello tutto che sciolto. Si avvicina di più, non c'è dubbio. Tutto sciolto. Tutto, sì. Ma tutti... Parole tronche, sì, fra certo. Tutte le robe. Si ferma con tutto. Tavolo, sì. Televisione. No, non è così. Quelli lì sono, quelli sono pugliesi. Sono pugliesi, non napoletani. Napoletana. Tavolo. No, ma non... Muschio selvaggio, podcast più fico, Federico, Martin, Polo triangolare, muschio, microfono, videocamere, luci, ospiti diversi tra i più nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, design, imprevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti, siamo negli anni 20, muschio selvaggio, idromassaggio, abbiamo... Cazzo, siamo un po' arrugginiti. Ripartire, siamo arrugginitissimi. Sì. Oggi con noi Mara Maionchi e Rosa Chemical, ragazzi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti, grazie. Allora, Mara Maionchi, per chi non la conoscesse, è una storica discografica della musica italiana. Sì, ho cominciato nel 67 e poi ho continuato fino a che nel 90 mi sono messa, nel 90 sì, per conto mio, e lì abbiamo fatto io e mio marito i produttori e abbiamo trovato ferro. Il marito della Mara, Mara Maionchi. Il marito della Mara... mi ricordo, Alberto Salerno. Salerno, tagliamola che adesso mi ricordo il nome. Il marito della Mara, Salerno, ha scritto Io vagabondo che son io. Sì. Santo io... cielo. Santo, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Certo, era lontano 72, tu non eri ancora nato. Ma non ero neanche pensato. Mia mamma è nata 5 anni prima. Pensavo 5 anni fa. 5 anni fa. Eccezionale. Senti, no, però insomma il tempo è stato divertente, però non ho l'abitudine di rimanere così affezionata al passato, sono più interessata al futuro che non al passato, si tanto vede. Quello l'ho già visto. Molto bene, molto bene. È oggi così. Invece è una superstar televisiva, è la donna che fa più programmi televisivi che io conosca in tutta, è vero, in tutta Italia. Ci sono periodi dove fai sia... X Factor che Italia's Got Talent. No, ma X Factor quest'anno non lo fa, però se ne è trovato un altro, ne abbiamo fatto un altro insieme. E cioè, quindi ha compensato. Giudice da anni, sì. Quanto tempo fa il giudice proprio? No, ho cominciato con X Factor nel 60, che non so, che me ne ricordo più che anno era. Ho cominciato solo con X Factor. Nel 60 non credo 60. Ci fosse X Factor. No, 60, se ho sbagliato, vedi qui. Era il Rai, sarà stato... 96, 97, 98. Ma che dici, Mara, nel 98 X Factor? No, forse 2003. Ah, 2008, sì, 2008. Ho fatto casino con le 48 date. Anni di... Vabbè. Ma avremo modo di approfondire. Sì. Il secondo ospite è Rosa Chemical. Ciao a tutti. Che... Un rapper? Beh sì, rapper. No, in realtà no. Musicista. Artista. Artista, è vero, perché non ha la... cioè ha qualcosa del tra, però è si distingue. Si distingue, cioè non è vero, ma poi è brutto classificare, secondo me. Sì, molto. Sì, io di solito dico un rapper per poterti permettere di dire no io sono ben fatto. Senti, infatti è molto carino. Sotto alla tua fronte c'è scritto una data, 1998. Sei del 98. Sono del 98, sì. Ah, vaffanculo. Cazzo, sei del 98. È l'invidia che mi attanaglia. Sì. Sei più grande di Luigi. No, di un anno. Funziona in un altro modo. Cioè? Io sono del 97, non sono più. Quindi... va bene, va benissimo. Un anno di più, va bene. Ma come si fa se è del 98, del 97? Io sono stato abbastanza bravo a esserlo. Mamma mia. Abbiamo il cavo che ci permetterà, ragazzi, di avere un set. Muschio selvaggio. Grazie. Ritorna alla grande. Abbiamo trovato il cavetto per avere lo schermo col muschio dietro. Allora, io ho iniziato a fare musica seriamente quando mi sono trasferito a Londra. Ho fatto un'esperienza a Londra di 6 mesi. Ok, io prima facevo grafiche, graffiti, ero tutto un po' già nell'ambiente hip hop, ma non con la musica. Cioè, facevo un'altra altro. Disciplina. Esatto. Poi a Londra ho deciso di iniziare a fare musica, accompagnato da un amico, eccetera, eccetera. E da lì, non lo so, mi è presa proprio di dire voglio fare una roba che in Italia manca, ovvero fare della musica in un altro modo. Cioè sempre fare rap, perché alla fine era quello, certo, che ascoltavo e che mi piaceva fare. Però volevo trovare il mio modo di farlo, perché comunque trovavo che c'era abbastanza... cioè l'ambiente era molto saturo, cioè come adesso, no? Sì, sì. Grazie. Saturo e molto magari anche un simile. Po' omologato tra loro, no? Omologato, abbastanza noioso anche. E quindi mi ha presa di dire faccio musica diversamente. E così, bene o male, cioè da che all'inizio era poco, che non mi cagava neanche mia mamma all'inizio, no, per dire... a che poi qualcuno ha iniziato a dire ah, ma sto qua fa musica così, e dopo un po' mi hanno visto. Tu adesso sei sotto una major, credo. Sì, sì, adesso sì, sono in Taurus. Qui, no, però la major sei sotto Universal, no? Sì. E quindi, cazzo,
e non serve più a niente. È meglio secondo te, Mara? Secondo me è meglio. Secondo me che la televisione, anche... le penne. No, ma dai, la televisione. Beh, però... Sai cosa? È che comunque dando con internet comunque dai la possibilità a tutti di fare musica. E quindi è meglio, sì, perché comunque chi spacca può spaccare anche da solo. Però è anche molto più difficile spaccare. Più difficile perché, sì, perché la proposta è tantissima. Sei il tuo marketer. Sei tutto. Sei il tuo... devi farti tutto da solo praticamente. Tutto, no? E ma... sei in un mare di gente che vuole fare questo. Perché alla fine è quello che viene più osannato dai media. Se guarda, cioè, tutti vogliono fare i rapper perché vedono lo status. Sì, non è più una volta drip. Fino a 20 anni fa era il calciatore e forse il concorrente di Grande Fratello, l'astronauta. No. Vabbè, ma fino a già di recente. Certamente una volta però la grande possibilità ce l'aveva la casa discografica, perché seguivano i tempi, capito? Non è, sì, che erano fuori. Adesso i discografici li trovo abbastanza fuori, seguono, prendono le piccole etichette come te, suppongo, per farne poi un fatto aziendale. Sì, io le case discografiche le vedo sempre di più come degli ottimi bancomat per gli artisti. Sì, ti danno un anticipo, no? Sì. È quello che secondo me, se sei artista, è giusto che sia così, perché comunque, cioè, il fatto che tu ti fai manipolare non c'era manipolazione. Però posso dire una cosa, questa narrazione della casa discografica major che ti manipola è una stronzata, ragazzi. Meno male. È una cazzata. Perché le cose sono due. Luigi, posso dire una cosa? Non stai parlando... Tecnicamente è terribile. Le uniche cose che stai facendo, stai facendo un casino. Allora, innanzitutto non mi prendi in giro così davanti a tutti. Scusa. E poi non so che cosa stia succedendo alla nostra tecnologia oggi, mi dispiace. Però è verde. No. Sì, no, è un disastro, scusate. Comunque, questa storia della major discografica che ti impone cosa fare è una cagata, ragazzi. È sempre stata una scusa, secondo me, per gli artisti che andavano sotto major e venivano da contesti underground per giustificarsi su degli album che magari non erano andati proprio bene. Secondo me è un po' qua. Oppure artisti che facevano grande successo, quelli sotto... che non erano riusciti a farlo, major. Dicevano sei solo grazie alla major che adesso sì, fai... Secondo me non è vero. L'artista stesso che a un certo punto percepisce l'occasione di poter allargare il suo pubblico, di conseguenza magari cerca di fare della musica un po' più fruibile e comprensibile per tutti. Scusa, certo, ma per esempio Renato Zero, abbiamo parlato di un personaggio adatto. Sì. Renato era così. Renato non l'ha toccato nessuno, perché era un peccato toccare. Lui aveva le idee, eccetera. La casa discografica ha solo seguito e proposto in situazioni dove lui potesse essere conosciuto, ma nessuno tocca un artista che ha le idee chiare. Mi riferivo proprio a questo, infatti. Il discorso che hai fatto tu, infatti, sono d'accordo. Io mi riferivo più al discorso magari di Industry Plant, no? Tutto quel discorso lì del... Non so, sfonda il ragazzino con un pezzo, viene preso, ok, dalla major per... Lo spremono come, capito? Un limone, certo. Io a quello mi riferivo, cioè anche io sono d'accordo che sono tutte scuse. Sì, quando... sì, puoi snaturare un artista dandogli delle scadenze, esatto. Tipo devi fare 7 dischi in 6 mesi, capito? No, ma tanto devi andare più di quello, quindi devi fare della roba così, ma capito? No, ma non è vero, secondo se tu cedi... De André aveva le scadenze, non ne ha mai rispettata una mezza. Sì, è vero, una mezza. Ma dai, consiglio a tutti gli artisti, se mai avrete un disco sotto major, le scadenze che avete nei contratti non servono a un cazzo. Le rispettate non succede niente. E io mi scontro spesso con i miei soci, perché abbiamo due visioni totalmente diverse di come si dovrebbe fare l'arte, diciamo. Raccontaci la tua. Esatto. Qui proprio non andiamo mai d'accordo, è anni che ne discutiamo. Ma forse anche voi non andrete d'accordo con me. No, in realtà non lo so. Comunque è certo delle proprie dicono che l'artista deve avere un apparato che lo tenga su e che lo aiuti in tutti i suoi aspetti, dal punto di vista tecnico, creativo, di stile, d'immagine. Secondo me no. Cioè, l'artista è colui che sa quello che vuole e a prescindere da tutto e tutti va a farlo. Certo. E chi ha detto il contrario, scusa? Ma l'idea di... Ma l'idea è che uno deve solo sviluppare quello che tu dici, nel senso di trovare le persone, fare il fotografo giusto. Esatto, ma molti sono solo una bella immagine magari e hanno tutta una struttura che li... Ma anche Fede mi racconta tante volte, non so di chi... una grande band del passato che ha detto che è stata creata a tavolino, eccetera. Certo.
Cavoli, non si può dire. Certo che si può dire. I Sex Pistols, ah beh, sì, certo, sono la cosa più bella del mondo. Perché io quando dico i Sex Pistols sono la prima boy band che è stata inventata nel mondo, tutti dicono: oh, ma sembra che di... cioè, per me non è un disvalore, perché no, è ancora più affascinante. Malcolm McLaren, che era lo stilista dei New York Dolls, giusto? Non mi ricordo. Dei New York Dolls, e che sostanzialmente li vestiva da donne. Cioè, era questa band americana che dove si vestivano con gli stivali, capito, quelli di lattice, di latex, lucidi. Sì. Decide di fare un suo progetto, suo, che è partito da zero, a Londra. Prende fondamentalmente... dei musicisti sicuramente. Un po' tossici, un po' musicisti, ok? E li veste, gli dà una loro iconografia e, seguendo una corrente filosofica chiamata situazionismo, riesce a creare una delle band. Allora, i Sex Pistols, sapete quanti dischi? Lì l'artista non sono i Sex Pistols, è lui certo, l'artista. Ragazzi, ha trovato la mano lunga, cioè. Sapete quanti album hanno fatto i Sex Pistols? Perché tutti dicono: oh, è una band. Ha fatto uno, vero? No. Uno, raga! Sì. E hanno fatto concerti pochissimi, perché il situazionismo si basava su questo. Lui riusciva a trarre più clamore da un concerto annullato dei Sex Pistols, dove i fan andavano a protestare e si picchiavano con la polizia, piuttosto che da un concerto sold out. E non c'è dubbio. È incredibile. Ma questo, lui era il genio della situazione. Per cui non è per tutti uguale. Però in linea di massima, quello che ho conosciuto io nella storia mia, nel mondo discografico, l'artista determina sempre se stesso. L'importante è che non abbia la sfiga di capitare in un gruppo di lavoro che non capisce lui, e per cui lui fa fatica a spiegarsi, loro lo interpretano male, sì, e diventa un problema. L'entourage deve essere un acceleratore di risultati, certo. Non deve snaturare ciò che è l'artista. No, perché altrimenti che artista è? Cioè, è quello che dico. Molti artisti non si scrivono le canzoni, non decidono il beat, non si vestono loro. Però, ascolta, non è detto, scusami se ti interrompo, che quelli che non è detto che scrivono le canzoni, ma se le scrivono sotto un intento, un'attenzione di chi le deve interpretare, è come se le scrivessero loro. È vero, io ho sempre avuto la reticenza rispetto agli interpreti, no? Cioè, li ho sempre considerati un po' dei... Come si chiama quello che fa parlare? Dei ventriloqui. No. In realtà non è vero. X Factor ho compreso che essere un interprete è difficilissimo. Battisti, Mogol gli scriveva le canzoni. I testi, le melodie le faceva lui. Lucio era l'autore delle canzoni e già aveva un discorso sugli arrangiamenti che eseguivano, però lui dava già l'impronta a tutto. E il testi scriveva Giulio. Rosa, come ti chiamano gli amici? Rosa, Franco. Franco, mi piace, Franco. Mio papà si chiama Franco. Ti chiami Franco? Italiano, Manuel Franco io. Ma è il doppio nome? Doppio nome, sì. Si chiama Franco, così mi ricorda mio papà. Sì, nome italiano. Franco, no, è brutto Franco, però no. Vabbè, chiamami Fra. Se deve essere Franco mi piace. Franco. Se deve essere Franco. Posso essere Franco con Franco? Esatto, l'avevo appena fatta. Sì. L'aveva già fatta lui. L'aveva fatta lui. Cosa volevi dire? Franco. Sì. Tu hai dei riferimenti italiani o solo musica estera? Beh, allora. E quali sono i tuoi riferimenti in casa? Diciamo che forse una delle cose che più mi contraddistingue dagli altri, parlando appunto della musica, di come ho voluto approcciare io alla musica, è appunto che ho vissuto tutte quelle epoche della mia generazione, quindi dal 2010 ad oggi, no? Le ho cambiate tutte, quindi ho avuto come riferimento per un po' Justin Bieber, poi sono passato subito... Cazzo, di riferimento già... È una generazione nuova per me. Sì. Sentire questa cosa è uno stupore. Cioè, io sono nato dove Justin Bieber, a prescindere, era considerato una merda. Ma anche da noi anche era considerato una merda. Non una merda, gli davano un altro appellativo. Cioè? Lui era non so se si può dire. Dillo. Sì. Gli davano del frocio. Sì. Vabbè. Gli davano del frocio. E cazzo, vedi, lui per contrappasso a me, la roba che piace di lui è che invece porta questa nel rap, che è sempre stato macista, maschilista, super. Lui porta questa cosa di apertura mentale, anche sessuale, ed è una figata. Libertà, appunto, come Renato Zero. Certo. No? Però nel rap, ragazzi, io mi ricordo nel rap. Il rap, il periodo in cui tutti i rapper, tutti nell'ambiente andavi in giro, ti davi il bacio sulla guancia e poi dicevi "Nomo". No, ma vero. Cioè, vero. Che vuol dire nomo? Vuol dire no omosessuale. Erano tutti gay. Non sono omosessuale. No, dovevano specificarlo. Ribadire sta roba. Il fatto che lui arrivi in un momento storico come questo, cazzo, è una rivoluzione. Cioè,
ti fa capire in che periodo siamo. Sì, noi, certo, noi ci baciavamo in bocca quando ascoltavamo Justin Bieber. Sì, sì, godevo anche. Cioè, godevo. Quando dicevo... non io e Rosa, no? Però tra amici, per dire, no? Anzi, in realtà, vabbè, io no, perché comunque ero abbastanza solitario da piccolo, però... cioè io ero proprio affascinato da questa sua roba che era, cioè gli davano del frocetto, no? Però intanto spaccava, capito? Certo. Quindi gli altri comunque ne parlavano, zitti, certo, capito? Mentre lui intanto faceva quello che magari avrebbero voluto fare loro, odiandolo, parlando. Minchia, io mi ricordo questa cosa. Billy Joe Armstrong, che è un mio mito, è il chitarrista dei Green Day, che sta facendo un concerto e gli mettono nello schermo di questo festival, gli dicono mancano 2 minuti. Adoro. Minchia, bellissimo. Lui si incazza e dice vaffanculo, io non canto, mi mettete 2 minuti, io sono qua dall'87, non sono come quella merda di Justin Bieber, totalmente gratuitamente. Sì, sì, cioè povero, sì, Justin, sì, Bieber, che avrà avuto 15 anni. Sì, cioè, era vessato continuamente. Beh, super stoico, infatti non lo vedo molto in bolla il Just. Cioè, ogni tanto mi sembra un po', mi sembra uno che li ha... L'ha patito tanto. Cazzo, tanto. Fare successo da molto molto giovani. Beh, più faticoso, segna, sì. Vero? Cioè, sì. Lui ha ancora 25 anni. Cazzo. Ed è da quando ne ha 14 che riempie qualsiasi cosa del mondo. In America. Qualsiasi. Capito? È stato sul tetto del mondo lui, veramente. Sul tetto. Non c'era nessuno più di lui ai tempi. Però ti senti molto solo, secondo me. A un sì, certo punto. Infatti ha sofferto di depressione. Ma appunto, si vede è stato che... male. Beh, quasi che ha... molti artisti sono... Cioè, a quei livelli non ci si può neanche immaginare che cosa vivono, perché è troppo. Molti troppo. Artisti soffrono di depressione e molti, sì, artisti fanno venire la depressione, che è un po' diverso. Vero. Però è vero, quasi, la collano. Quasi tutti gli artisti che hanno avuto successo da bambini hanno avuto delle ripercussioni importanti. Non Michael Jackson, sì. Amy Winehouse, gli Hanson, sì, tantissimi. Lil Bow Wow. No, Lil Bow Wow mi sembra abbastanza in bolla. Mamma, ho perso l'aereo. È vero? Sì. Che come non, si chiama già? Macaulay Culkin. Ha fatto un tweet l'altro giorno dicendo... Scusate. Beh, perché non sei strutturato. Ha fatto uno scherzetto. Sì, ma ha fatto un tweet dicendo... Ho 40 anni, sei vecchio. Perché ha 40 anni. Madonna. 40 il bimbo di Mamma Persolare. Noi ce lo ricordavamo appunto, il bambino di Mamma Persolare invece ha fatto questo tweet, sì, molto ironico. Sì. Mitico. Quarantenne. Goliardico. Sì. Quindi, no, scusa, dicevi, sei partito con Justin Bieber. Sì, le ho vissute tutte, quindi poi c'è stato il periodo Tokyo Hotel, no? E io li ho amati, io veramente, cioè, io lì forse ho capito, vabbè, con lui e con Marilyn Manson ho capito appunto che mi piaceva questa femminilità in un uomo. Però Marilyn Manson l'hai vissuto dopo, cioè l'ho vissuto dopo quando era già... Ma secondo, sì, te Marilyn Manson è femminile? Non è femminile, è estremista. Anche femminile. È truccato, molto, no, non è truccato. Lui ha una cosa molto più figa, che non si ferma all'estetica. È un intellettuale comunque, no, lui è un signore, sì, lui è un, sì, signore. Infatti io l'ho avuto, l'ho incrociato a Barcellona, che eravamo io e Salerno con Ferro, che faceva gli Howard, e lui era lì. Io avevo spostato un divano per vedere Tiziano in video e lui a un certo punto si è messo davanti. Oh mamma mia, immenso che si mette davanti a Mara. Dico, come mai come gli dico elevato di togliersi dalle balle? Allora ho levati provato dal cazzo, gli please dire. Sir, io insomma ho provato, dopo gli ho detto Ciccio, e lui si è girato e ha detto ti puoi togliere dai coglioni, e lui si è spostato. Devo dire volo. Che Ciccio è rimasto storico. Ciccio, minchia. Marilyn, detto Ciccio. Detto Ciccio. Beh, una delle frasi più belle, l'ho conosciuto anch'io, e io l'ho conosciuto alla festa degli Oscar dell'anno prima, non quella dove abbiamo fatto la puntata. E ha visto me e mia moglie, è venuta da me e mi fa oh bella bro, e mi ha scambiato tutta la sera per qualcun altro. E io, siccome volevo stare con lui, non gli ho fatto notare questa cosa, mi sono finto questo, gli ho detto, fa ti ricordi quando siamo andati, quella, ho detto certo, eh. Un certo, beh, punto forse ho capito, cioè comunque hai molto un look da metalcore, no, per tatuaggi, cose, però io ero per tutto un... giacca e cravatta, capito, però quindi... escono magari avevo visto... due sensazioni, una che facesse finta, cioè che mi aveva scambiato con qualcuno, o che volesse scoparsi mia moglie, erano queste le due sensazioni. O scoparsi te e tua e moglie. E mia moglie, probabile, entrambi, probabile. Comunque una delle frasi più belle di Marilyn Manson in un'intervista, dove gli dicevano tu sei satanista, promuovi il satanismo. L'anticristo. E lui dice io non sono violento, però ho letto la Bibbia ed è il libro più violento che abbia mai letto. Sì. Beh, è vero. Certo. Perché gli fecero quell'accusa mista per la Columbine.
dopo le sparatorie in una scuola. Sì, cazzo, minchia. Ovviamente c'è sempre il cantante che si becca la colpa di una strage o di una violenza, sì, di qualcosa. Beh, perché è colpa dei cantanti, ovviamente. Ma va, che no, siete no, super coccolati, ma diciamo stronzate. Ma non diciamo stronzate, rompi coglioni. Ma no, è vero invece. Io ti dico che ho fatto una fatica a tirare avanti, povera donna, che poi non guadagnavo lo stipendio, non avevo neanche percentuali né niente, perché facevo l'impiegato, sì, anche dirigente, ma facevo... guadagnavo qua. E devo dire, certi capricci, mamma mia, che li hai tirati nel muro. Siamo artisti. Ho capito, ma a me che cazzo me ne frega. Anche te sei un artista, Mara. Eh? Anche tu sei un artista. No, io non sono proprio un artista, sono un pedestre impiegato discografico. Non infatti, fare la umile. Non sono umile. Guarda, ti sbagli proprio. Se c'è una che non è umile, sono io. Però la verità è che non ho fatto nient'altro, non ho inventato niente, non ho fatto un cazzo, ho solo seguito e però dato buoni occhio. Consigli. Beh, però ci va vuole, occhio. Qualcuno, ci vuole sì. Occhio, orecchio per essere ci vuole una talent sensazione, scout. Sì. Sì. Sensazione. E questa è una cosa da artisti, che poi non sono un artista. Esatto. No, sai che cosa? Credo che i talent scout, chi fa il lavoro di Mara, in parte l'ho fatto anche io ed è una cosa che mi appassiona. Io sto scoprendo dei cantanti. Da anni. Davvero? Cosa stai? Non ho capito. Ho un talento segreto. Ok, vai. Che spesso sento una canzone, una sonorità, scrivo al cantante, dico complimenti e esplode subito. Posso dire una cosa? Mi scrivi anche a me. È successo una volta. È già successo settimana scorsa di nuovo. Cosa hai sentito? Un cantante che aveva 150.000 stream la sua canzone. Gli ho scritto: guarda che hai fatto la hit. In italiano? In inglese. Sempre americani. Sempre americani. E già 6-7 milioni di ascolti. È difficile però scoprire. Negli italiani, sì, perché negli italiani forse no, ma gli italiani non hanno l'inglese, che è una lingua sonorissima, cosa che l'italiano non è una è lingua terribile. Piana, una merda. È una lingua piana, per cui non è una merda, è una realtà. Bisogna rispetto fare all'inglese, certo, è meno comodo. Il napoletano si avvicina all'inglese, è perché quello tutto che sciolto. Si avvicina di più, non c'è dubbio. Tutto sciolto, tutto, sì. Ma tutti... parole tronche, sì, fra tutte robe. Si ferma con tutto, tavolo, televisione. No, non è così. Quelli lì sono pugliesi, sono pugliesi. Non napoletano. Napoletana. Tavolo, televisione. No, ma no, vado Fariba. Ma sì, è assonanza, però assonanza. Già no, il napoletano musicalmente è quello che assomiglia di più all'inglese. Vero, 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 vero. Ho una teoria che volevo esporre sia a tutti voi. Bene. Sulla libertà degli artisti e di come le case discografiche hanno cercato di contenere a un certo punto la libertà degli artisti perché se ne sono presa troppa. Allora, a me, premetto, a me piace studiare la storia della musica in generale, cioè io più che dalla musica in sé sono affascinato dalle storie, no? Ho letto tanti libri sul periodo 70, anni 70, quindi il periodo MC5, Stooges, Iggy Pop, David Bowie, Lou Reed bravi. Le Factory di Andy Warhol, ok. Io credo che se tu leggi le storie di quel periodo lì, Jim Morrison, avevano una libertà totale che oggi non è minimamente immaginabile. Cioè questi si pisciavano in bocca in pubblico. Perché non c'erano le telecamere. Ah, non è vero. Ma non è vero. Non è vero. No, dico, non c'erano gli smartphone. Guarda che ora anche... No, sì, però facevano delle cose abominevoli. Cioè facevano delle cose Iggy Pop che si taglia tutto completamente fatto. Si mangiano i pipistrelli sul palco. Sul palco. Oppure Iggy Pop che va in una trasmissione radiofonica e dice... Vai nel profondo Sud America, cioè Sud dell'America del Nord, e dice... Sai, lì ci sono le gang di motociclisti, come si chiamano i... Gli Hells Angels, Hells Angels, sì. E esatto. Dice, voglio dire a tutti gli, perché c'era una gang di Hells Angels prima del concerto che lo imbruttiva, e fa, voglio dire a tutti gli Hells Angels che io gli piscio in bocca a tutti. A tutti, pubblicamente. Pensa a farlo adesso. No, gli hanno sfondato ovviamente tipo tutto il palco. E no. Sempre per colpa degli Hells Angels, credo che a un certo punto questi gli artisti facevano di tutto. Cioè le Factory di Andy Warhol a New York erano un grattacielo, totalmente libero, cioè una zona franca. È Soho? No, era un grattacielo, credo. Fosse un grattacielo. Sì, un grattacielo. Dove una casa alta. Andy Warhol potevano entrare artisti di qualsiasi tipo, registi,
tendenzialmente si drogavano tantissimo, però hanno dato vita ai Velvet Underground. Sì, però hanno dato vita, anche se non si drogavano era uguale, perché voglio dire, non è che io tante volte ho avuto dei dubbi tremendi su alcuni artisti in cui si diceva che si drogava. Per esempio Mick Jagger si sarà drogato, ma cazzo, una droga eccelsa, perché arrivare così a 80 anni è difficile, insomma. Era buona, magari non era tagliata come quella di adesso. No, ma non è che era così tagliata, è che molte, ci sono anche molte favole attorno a un personaggio, perché se tu sei uno che lavora, dai anche un'intenzione a questo personaggio, cioè sottolini le sue qualità, le sue particolarità. E su questo ci sono tante leggende metropolitane, però certo. Dai che Kate Richards ci andasse giù. Sì, si vede anche, perché sì. Però è ancora vivo, è ancora cazzo. Vivo. Se non altro ancora vivo e suona, anche se è immobile sul palco, perché se si sposta cade, però è ancora forte. Beh, però comunque, ecco, anche Iggy Pop che hai detto prima, Iggy Pop era idolo assoluto. Beh, dicevo, comunque nelle Factory Andy Warhol fu anche sparato, gli spararono anche una fan pazza, completamente fatta di sparò, e lui lui è sopravvissuto. Dicevo, a un certo punto questa grande libertà, vi faccio un altro esempio di quanto erano folli gli MC5, no, forse gli Stooges, che era la band di Iggy Pop prima che diventasse solista. MC5 e Stooges in un pulmino che andavano in tour insieme erano talmente fatti, avevano questo pulmino, che non si accorsero che il ponte che stavano attraversando era più basso del pulmino. No, sono fatti il tetto. Il tetto, scatoletta. È morto decapitato tipo l'autista o uno. Sì, sì, è morta una persona, no? Vanno avanti. Stavo per ridere, poi ho detto sta cosa mi sono lasciato. No, volevo dire, non è che bisogna ridere, no, non è che io ho riso, ma non ho riso di questo, ho riso che uno deve essere disattento mica da ridere. Molto disattento, molto. Vabbè, chiudo molto. Questa cosa. A un certo punto i Rolling Stones fanno un concerto in America, in Texas, mi sembra, adesso non vorrei dire, e affidano la sicurezza agli Hells Angels, la sicurezza del concerto. Chi, scusa? Gli Hells Angels, la gang. No, la chi gang. È che ha affidato? I Rolling Stones. Okay. In quel concerto uno della sicurezza dei Angels accoltella un ragazzino e lo uccide. Io credo che da quel giorno lì le case discografiche abbiano detto, mi piace pensare che sia così, abbiano detto: ragazzi, da domani basta. E da lì hanno iniziato a nascere, a prendere forma i primi progetti un po' più boy band, un po' più finti sotto un certo punto di vista. Non so dirti, probabilmente gli avvocati dei ragazzi avranno detto: guardate ragazzi, che prima o poi andate incontro a una tragedia. Perché sai, questa ingerenza delle case discografiche così raccontata tanto da voi, io non l'ho mai avuta più di tanto. Certamente se uno ti fa ascoltare un pezzo e tu non sei ancora... nessuno, magari ti puoi dare un consiglio, cambiare qualche cosa, modificare, però devo dirti che quando arriva l'artista vero che scrive, anche se non è a posto al 100%, lo capisci. No, no, ma io che parlo c'è proprio una di genialità, di libertà, non so come dire, la libertà di quel periodo lì è una cosa irripetibile. No, irripetibile. Me. Vero? Ma meno male, quanti sono morti? Ma però cazzo, no, sono nate delle... hanno esagerato un pochino con la libertà. Però hanno fatto delle cose pazzesche. Beh, perché erano... È un don't anch'io test. Se mi faccio degli acidi, guarda che ti faccio della roba. Ma non li faccio, ovviamente. No, non fai. Cioè, secondo me ci deve essere davvero un secondo po' di... me c'era però... anche meno cultura. La cosa è che c'era anche meno cultura appunto sulle droghe e sul... Comunque magari... Ma io non lo collego alle vissuto... droghe. Io non collego la libertà all'abuso di droghe. Io no, collego però mi sembrava che comunque c'era nell'argomento comunque di libertà c'era anche quello, no? Più un atteggiamento anarcoide del non mi do limiti, anche musicalmente, anche oggi comunque noi diciamo sì siamo, però anche musicalmente tu sai che va un determinato suono, una determinata cosa la puoi declinare in varie robe, però nel bene o nel male sai che devi stare in quel range lì. In quel periodo lì c'era Patti Smith che leggeva le poesie, cioè capito, c'erano delle cose completamente folli che riuscivano a trovare comunque il loro spazio. Beh, è stato il momento della rivoluzione, la rivoluzione musicale, una rivoluzione anche nel modo di agire, di comportarsi, eccetera, non c'è dubbio che c'è stata. Insomma, negli Stati Uniti prima di tutti e dopo qui, voi non si eravate ancora nati neanche pensiero, ma i festival di Renudo io li ho fatti tutti e due, devo dire che... Cos'erano i festival di Renudo? Renudo era un giornale che faceva questi festival anche a Milano e devo dire che erano in assoluta libertà, tant'è vero che ci fu John Cage che camminò... Cazzo, John Cage! Su tre volte, avanti e indietro, sul palco a piedi col pianoforte, avanti e indietro, gli è arrivata una pietra grossa così sul piano... sul palcoscenico, lì la gente era cattivissima,
Io devo dirti, ho avuto veramente la prima volta che ho avuto veramente paura quando qualcuno ti veniva incontro per dire che tu eri un discografico, per cui eri una merda di principio, sì. Anche se non è. Ci voleva coraggio anche accompagnare gli artisti, anche perché se non erano proprio in linea assoluta con quello che pensavano, sì, stati periodi pesanti. Sì, avevano anche le armi, più easy avere le Beh, armi. Io le armi non le ho mai viste, però ho visto della cattiveria, della voglia di far nascere una questione anche importante. Facci un esempio, raccontaci un aneddoto bello di un artista contestato. Che hai visto? Che tu eri una John Cage è stato contestato perché ha tirato una pietra che se lo prendono lo fanno secco. E poi altri contestati non me lo ricordo, perché io avevo portato la PFM, che allora era il gruppo più, diciamo, progressive. Beh, voi sapete l'inglese, io non lo so, e per cui no, per niente, erano in linea col pubblico. Okay. Se portavi uno fuori ti menavano a te, a lui. Uno fuori dal giro, sì. Poi per cui succedere anche gli anni oggi, 70 questo. Sono stati anni pesanti, non dimenticatevi anche tutto anche Milano è stata afflitta dagli anni 70 anni di piombo. Bologna, posso dire una cosa? Sì, certo. Mara è nata a Bologna, sì. E ha vissuto a Bologna 20 anni, quindi la conosci, sì. La conosciamo allo stesso modo. Penso. Tu conosci una Bologna forse diversa da quella che conosco io? Beh, assolutamente, c'era la festa delle matricole che non c'è più adesso, una tristezza. Ancora adesso, non so, gli universitari che si travestono e fanno le cose strane. Sì, no, ma era Ifigenia in Aulide. Hai fatto l'università? No. Ok. Sono andata a lavorare. Perché in casa... Nessuno. Tu tavolo. Sei ignorante. Diplomato? No. Ah, anch'io. Né diploma né laurea. Io bravo. Sono andata a lavorare. No, bravo, finito il liceo. No, bravo. No. Ho detto di andare. Si studia. Sì, si può studiare anche senza. Aspetta, però esatto. Ti sei messa a lavorare subito dopo il liceo? Sì. Cosa facevi subito? Facevo imbarcavo navi a Genova per le spedizioni internazionali. Ah, narcotraffico quindi. Ma... narcotraffico. Ahimè, purtroppo non è andata così, facevo imbarchi normali, infatti sono rimasta. Poi sono venuta a Milano. Okay. Perché cercavo qualcosa per la mia vita, per cui continuavo a cambiare finché alla fine sono andata in una casa discografica su un annuncio del Corriere della Sera. E quanto ti ci è voluto dalla fine del liceo a quando ti sei accorta che stava incroccando bene la tua vita lavorativa, la tua carriera? Ho dovuto gironzolare avanti e indietro un 5-6 anni. Vedi, questo è un bel messaggio per tutti gli impazienti 19 anni. No, ho fatto tanto marciapiede io. Inteso, ragazzi, nel senso, non ho fatto la mignotta, ma beh, no. Detta così era uno scoop, marciapiede. Sarebbe porti, stato uno scoop. Porti, tanti porti hai fatto. Però tanti ho moli. Fatto tanti, sì, bravo. Sì, tanti, finché poi io sono approdata alla discografia. Adesso sì, ci sono artisti, ma c'è anche tanta spazzatura che è comunque considerata. Secondo me c'è sempre stata, ragazzi. Sì, però adesso ce n'è di più. Fede. Ce n'è di più. No, c'è sempre io trovo che ce n'è sempre. E qui ora è amplificata su internet. Un tempo magari era in un baretto. Bravo, in bravo. Esatto. Finiva perché, in un. Allora, le cose che ci sono sopravvissute ti fanno avere la percezione che era tutto bellissimo e sono nate solo cose belle. No, non è vero. Infatti, ma cioè, non dico che non c'era, che adesso c'è. No. Dico che io adesso trovo che ce ne sia un po' di più, perché comunque con questi canali liberi a tutti quanti. Beh, certo, vabbè, diciamo, capito? Diamo la possibilità che internet dia una possibilità in più, di una volta dovevi per forza passare. Esatto. Cazzo, molto meglio così che dover per forza essere incoronato da un programma televisivo. No, infatti non... da una penna. Cioè, certo. Io quelle cose lì non. Troppo, sì. Troppo. No, sono d'accordo. Non sei d'accordo? No, sono d'accordo. Ah, okay. Io credo proprio che sia oggi ce n'è di più perché è più facile. Sì. Però devo dire, alla fine c'erano anche allora cose di cui non ti ricordi neanche, certo. Più, di cui non mi ricordo più neanche io. Che però capito, immagina un mondo discografico dove dipendi dai critici. Però sai che dipende, fidate da tutti infatti, i nomi che sono degli aggettivi. La questione però di essere criticato da uno che lo fa di mestiere magari ti dava un attimo di ma non è vero, perché pensa ora sei criticato da persone che criticano, come se fossi davvero in una piazza, era un bar. Terribile ai tempi, perché molti giornalisti, me lo conferma Mara, scrivevano sotto falso nome, quindi potevano dire le peggio cose. Lo stesso De André fu insultato da tale Simone Dessì,
Ah beh, però non me lo ricordo. Ma sì, ma anche per esempio che era, in realtà aveva un altro nome e lo insultava nelle recensioni sotto falso nome. I critici, falso nome. No, però i critici seri avevano il loro nome, sì. E si sapeva. Poi c'erano i come si chiamano, quelli che fanno i programmi radiofonici, disco, che non piaceva un disco. C'era un tale Nissimi in radio che odiava Battisti, non l'avrebbe mai messo e ne ha sempre parlato male. È stato fedele alla sua contrarietà per tutto il suo periodo di invece Arbore e Boncompagni avevano capito che l'uomo era particolare. Certo. Non ora, c'è dubbio. C'era un esempio ora di uno che sta lottando contro una nuova forma di censura. Parliamo dello stesso 6ix9ine, che è uscito dal carcere, fa dei numeri assurdi, ma solo sui suoi canali. È vero. Sui suoi canali YouTube, sul suo Instagram, eccetera. Ma se vai sulle piattaforme di streaming, lui è impazzito e continua a dire: non mi metto da nessuna parte. Infatti, è uscito il suo disco e non lo trovi. Sì, lo ascolto e magari non me lo riconsiglia da ascoltare. Sì, sì, è vero, la piattaforma. Ma perché sono contro? Perché lui, ha pisciato fuori dal vaso. Cioè, prima magari non c'era un complotto nei suoi confronti, poi è andato talmente oltre che si è creato lui un vero complotto. Ed effettivamente lui fa dei numeri pazzeschi su YouTube, Spotify. Lo guardavo ieri il videoclip che è uscito nuovo, che ha fatto più views del video di Drake e Khaled con Justin Bieber, popstar. Sì. Okay. E se tu vai su Spotify è tipo fa gli stessi streaming di un pezzo in Italia al decimo posto. A me piace lui perché è hardcore, va contro il sistema che dovrebbe favorire è una roba, cioè io parlo sempre di meritocrazia. Lui anche se non lo dovessero mai volere, c'è. Sì, è vero. L'unica cosa che c'è è che io credo che se il critico non piace una cosa lo debba dire, perché no, tutti devono essere liberi, sia i critici sia quelli che... La libertà non è una cosa che va tolta mai. Se uno non gli piace, dice che non gli piace. Infatti, perché se il critico non può parlare, l'artista non può fare. Esatto, è vero. Ma poi bisogna essere liberi. Io ci dico, credo che sia importante essere liberi. Tanto non fermi nessuno. Se una cosa deve andare perché piace al di più, poi va, non la fermi. Non fermi la musica se anche uno è contrario. È vero. Tu dai un sacco, mi dai un sacco questa idea di libertà, Mara. Proprio il fatto solo, la boiata di vederti dire delle parolacce in TV, che è una delle cose che più mi piace, che più piace forse le persone quando dico Mara Maionchi dicono ah, una grande, la adoro. Insomma, perché proprio rappresenti un ma che cazzo me ne frega, tranquillo. No, cioè, è che io sono fatta così, posso andare o non andare, ma quello lì è il mio limite e il mio... Perché sei libera. È vero. Sei libera. Abbastanza. Ma poi io ho fatto televisione insieme a lei, sì. E no, è vero, cioè, come la vedi è la sua libertà. Però non ho fatto nessuna fatica a essere così, per cui non vale. Ti ringrazio perché non ho fatto fatica, nel senso che non mi sono trattenuta, che trovo sbagliato, perché tanto dalla faccia si vede quello che penso. E per cui tanto vale dire anche quello che penso. Infatti, però non è un merito, insomma, io sono così, ma poteva però essere è assurdo che sia raro da trovare, no? Che è così facile essere se stessi e pochi lo sono. Perché dice. Essere se stessi significa lasciarsi andare. Beh, significa dire quello che pensi in quel momento. Esatto, che può essere quanti anche lo spiacere. Fanno però? Quella è la questione. E quelli che lo fanno sono apprezzati. Beh, sì, in compenso mio marito ci rovina tutta la famiglia. Perché fa le figuracce, eccetera. No, perché lui scrive quello che pensa e qualche volta quel che pensa va anche contro a me e alle mie figlie che lavoriamo nell'ambiente, per cui voglio dire è terribile, stiamo tutti sì. aspettare però... c'è Salerno chiuso in camera da mezz'ora che sto scrivendo. Per una vita bisogna togliergli tutti i mezzi di comunicazione, perché lui è libero, se una cosa gli piace, se non gli piace lo dice, però non è, siamo stati fortunati tutti e due, perché abbiamo avuto fortuna in questo, perché no ci erano andate a fanculo da mo. Credi nella fortuna? Sì, credo a una parte della fortuna, una parte devi lavorare, perché se tu stai seduto su una sedia è chiaro che non può, l'unica cosa che non ti può non cadere un mattone in testa se sei fortunato, però, Mara è anche un po' sensitiva. Sì? Vero? No? Ma non è che ti confondi. Ma dicono. Mi avevi fatto il quadro astrale a me una volta. Sì, ma sei intelligente, non perché ti ho fatto il quadro astrale io, perché ce l'hai scritto nel cielo. No, dai, No. Beh, è vero. Guarda il mio ego. Puoi guarda. Fare stronzate. No, non elevare. No, devi tenerla. È vero, Fedez è un ragazzo intelligente. Conosco, cioè, ho visto un po' di pezzi, un po' di cose, però volevo capire come il fatto. A me interessa un sacco il fatto che tu abbia portato. Come la descriviamo? Libertà sessuale? Come la possiamo libertà e basta. Libertà, però.
connotata anche verso una libertà sessuale. La libertà sessuale. Io diciamo, non no, solo. Ma non perché voglio puntualizzare su quello, perché nel rap è, cazzo, è un elemento di super novità, secondo me. Ecco. Ma già il rap è una roba vecchia. Mi ha rotto il cazzo il rap. Vero, vero, vero. Infatti c'è rap pochissimo. Sì, preferisco cantare. Ti sei però inserito in un ambiente, sei in un'etichetta trap. Trap. Sei stato accolto dall'ambiente subito bene o hai percepito delle frizioni rispetto a questa cosa? No, cioè dire realtà... bacio in bocca a mio fratello, cioè tutte queste cose molto libere che io, cioè secondo me sono bomba, vera. Guarda, in realtà da fuori tante volte mi è stato detto tipo ma come la prendi con gli insulti, con le critiche? In realtà da dentro, da interno, cioè, ne ricevo pochissime. E quando le ricevo sono appunto da quegli stupidi, no? Che dici pazienza, perché comunque sono critiche infondate, insulti random, no? Cioè sei, la pensi diversamente, quindi mi becco il classico frocio, mi becco il classico bla bla bla, cioè tutti classici insulti, sì, che sono in, nel senso... Però è bello, perché lui ha un pubblico di giovani e... Vi assicuro che fino... Cioè quando io ero giovane... Nell'ambiente rap, una cosa così non sarebbe, sarebbe stata presa come magari accettata, però sempre a sfondo macchiettistico. Invece adesso è accettata come una cosa cool, una roba figa. Ma tanto se qualcuno accetta o non accetta, non importa. Insomma. Esatto. Cioè, deve, è una percezione. Che, certo che ti ammazza, soprattutto quando sei giovane, che stai tirando. Intanto ti rendi vulnerabile a far vedere quello che vuoi far vedere. E poi ti becchi pure gli insulti, è terribile, però sti cazzi. Diciamo che però ho una cosa. Cioè sento di avere anche abbastanza tipo forza, nel senso che comunque cioè, quando arrivano quelle critiche lì sono talmente tranquillo con me stesso questo su è qualsiasi cosa che proprio non mi tocca qualsiasi critica. Cioè potrebbero essere anche più forse critiche che te ne sbatteresti comunque proprio, sì, ottimo. Cioè continuerei a fare perché mi va di farlo. Certo, eh beh, ottimo, ottimo. Beh, e non si ferma appunto alla sessualità come stavo cercando di dire prima, ma va anche tipo su altri messaggi o altri temi che sono comunque attuali, quali razzismo. Quali appunto libertà in generale di esprimere qualsiasi parere, cioè, certo, io cerco di senza dire preconcetti sempre... o pregiudizi verso l'altro. Esatto, io cerco sempre di cioè il mio messaggio è tipo diverso e ok. Ognuno ha le sue, non c'è da dire è giusto e sbagliato, c'è da dire ok, okay, cioè basta, non è che non c'è da argomentare un gusto o un qualcosa, no. È vero, è vero. Ma non è necessario. Non è necessario, no. Esatto. Ma questo è un discorso che fanno da secoli, magari sono state trovate soluzioni magari qualche centinaio di migliaia di anni fa, poi sono stati rimessi stata... dei... Perché la storia si ripete. Sì, sì. I greci erano dei pedofili, non che sia giusto. Scusami. Anche i romani. Anche i romani. I romani non sì, è sì, certo. Guarda la sessualità in quei tempi lì. Oh, priva di qualsiasi erano. Cosa che adesso è invece è esorcizzata. Però siamo passati davanti a tanti secoli dove era assolutamente buia. Sì. Sono periodi, sono ondate. Beh, andiamo. Bisogna organizzarla bene e poi essere liberi. Ora sì, bisogna essere liberi. Un momento storico, ci sono delle cadute come per il ragazzo, dove diciamo che... Stiamo raggiungendo una sorta di equilibrio. Ci sono ancora delle lotte. Io tra eccetera. I giovani vedo molta apertura. Sì. Molta. Ma è anni. Purtroppo che... però non è ancora la maggioranza. Anche non io sarà la vedo... mai, non ci sarà mai una maggioranza assoluta, no. Ma se Martin fosse qui direbbe non possiamo generalizzare, no. Sì, sì, sì. Ma perché poi se magari noi riusciamo a risolvere il razzismo nel nostro paese, c'è in un altro paese e c'è anche nel paese di quelli che sono razzistizzati da noi. Nel senso, cioè, c'è un po' di... Cioè, troppo grande. Siamo in troppi e poi nascono troppe persone tutti i giorni. Dovremmo provare a essere migliori. Questo, cioè, senza dover ognuno, per forza. Ognuno, per ognuno sé. Dovrebbe provare a fare qualcosa di buono, lanciare dei messaggi positivi, lanciare. Essere tipo il cambiamento che si vuole vedere. La versione capito? Migliore di se stesso. Esatto. È vero, è vero. Come dice Morgan Freeman, sì, il tuo miracolo. Esatto. Come, dice, settimana da Dio. È vero, esatto. Dice... Come dice mia moglie, la Chiara che vorrei. La Chiara che vorrei. Ah, carino. Beh, argomento un po' più leggero. Sì. Io so che tu non so se cioè, esatto. No, ho visto esatto, ho visto una sua ho visto parecchie stories in cui lui è molto affascinato dei piedi. Non so se è una cosa un po' da personaggio o sei veramente no, ti piacciono i piedi. Sono feticista. Sei sì. feticista sì, dei sì. piedi. Sono feticista. Oh. Beh, vabbè. Ce ne sono vorrei farti vedere i piedi di mia moglie. Esatto. No, li abbiamo visti tutti, dai. Cosa ne pensi? Da feticista? Da feticista penso... Che numero sono intanto? 41?
sono un po' grandi. Ah, però è chiaramente una tua? Soggettivo. Sì, cioè, sì. Non c'è un canone estetico comune per ogni feticista? Diciamo che c'è una maggioranza. C'è una maggioranza. Di solito al feticista piace il piedino. Di solito. Piccolino. Di solito. Piace un po' piccolino. I cinesi che li mettevano nei vasi, alle no, bambine. Invece li mettevano... fasciavano i piedi. Esatto. Per non farli crescere. Non farli crescere. Terribile. Una terribile. Tortura terrificante. Sì, sì, però sì. Piedini. Almeno. Ho capito. Ma il piedino, piedino piccolino. Sì. Le forme delle dita dei piedi. No, cioè, perché... Tipo mia moglie ha il terzo più lungo di tutti gli sì, altri. Sì, è vero. Quello fa c'è un tipo, cioè, a ognuno allora ognuno. Essendo no, a te voglio sapere a te. A me in realtà io mi trovo nella maggioranza. Io quindi di solito piedino? Prediligo il piedino piccolo, morbido. Ah, con un po' di non magro con le vene. Sì, no, magro con le vene, ma morbido. Tante volte ok, non bello carnoso. Niente callo, niente callo. No, faccio un esempio, vabbè, il più famoso d'Italia. Nessuno, no, non è vero. Anche non è vero. No, vuoi dire che è una speranza? Sì, sì, assolutamente. C'è il più famoso feticista d'Italia, se vogliamo chiamarlo Peppe Fetish, sì. No? Che lui per esempio li predilige callosi, rugosi, vecchi, consumati e sporchi. Invece tu piccolino pulito, a me piace morbido. No, pulito no. Okay. Pulito no, sporco. Dicevo. Sporco, ma non sporco da camminata, sporco da scarpa da ginnastica tenuta tutto il giorno. Che sa proprio di Decathlon. Di piede, di piede. Non di Decathlon, non deve prendere l'odore della scarpa. Ah no, è la scarpa che deve prendere l'odore del esatto, piede. Raffinatissimo, è una roba... Esatto. Una complicazione micidiale, preferisco sì, abbandonare. Sì. Meno male che non sono feticista, se no... No, ma invece è molto bello, perché allora non sono neanche quel feticismo che deve andare a prevalere sul sesso. Ok. Cioè non è che se non c'è, è un plug in più. È il mio plug in più, insomma, diciamo che durante il mio rapporto sessuale se c'è anche quello, ciao. E via, cioè via. Pazzesco. Come l'extra avocado nel panino. Esatto. Ma ma io non capisco la questione del piede che eccita. Sarà dovuto al fatto che li copriamo, secondo te? Allora, secondo me no, secondo me, vabbè, adesso comunque c'è stata molta, anche lì, esorcizzazione sulla cosa dei piedi, no? Perché tanta gente dice, mi fanno schifo, mi fanno paura, cioè ci sono state poi tutte queste... Paura? No, giuro, giuro. Faccio fatica a capire cosa può far paura. Anche io faccio fatica, però tante ragazze mi hanno detto, io ho paura dei piedi. E vi assicuro che se fate una roba Instagram, tipo una dei storia... Dei piedofobi! Chi ha paura dei piedi, vi assicuro che tanti vi risponderanno che tipo hanno la fobia. Cioè sono stato con ragazze che avevano la fobia dei piedi. Pensate. Tipo dovevano stare sempre col calzino, non potevano vedersi i loro piedi. No, corrono e iniziano a correre, a alla piedofobia, cioè, ragazzi. No, ragazzi, no. Allora, la domanda giusta sul feticismo è tipo, sui piedi è perché no? Non esatto, perché i piedi, perché no? Perché tipo, io trovo eccitanti anche le mani. Ti solo posso fare siccome un piede, cioè, se fosse un piede, ci può essere un piede maschile che ti piace? Sì. Certo, perché no? Sì, non cambia, è vero, perché non ha sesso il piede. No, però io sono fidanzato, la mia ragazza. Ti posso far vedere i miei piedi? No, no. Perché mia moglie dice che ho dei piedi brutti, scusami. Ma vediamoli. Sì, certo. A me non piacciono i tuoi piedi. Perché? Vediamo i piedi perché di Federico. Perché hai tutte le dita corte e il pollice più lungo. Ma no, perché? No, sono belli. È vero che sono belli. Non si capisce bene. No, no, sono dei bei piedi, cos'hanno? Sono belli corposi, eh. Scusa Mara, non volevo metterti il piede. No, devo dire, ti piacciono Mara? Ti piacciono i suoi piedi? No, io noto le mani e i piedi. Però, è un fatto sessuale. No, dipende. Vuol dire che ho perso tutta sta roba qui. No, puoi anche secondo me ti sei persa un plug, Mara, eh. Io mi sono persa tante di quella roba. No, ma diciamo adesso che non mi interessa più. Non devono per forza, non devono per forza sfociare nella sessualità. Puoi anche provare attrazione, tipo bei piedi, belle mani. Sì, boh, finita certo, lì, no? Certo. Io zero. No, raga. Era io non me ne frego. Se una ragazza ha delle mani brutte. Mani brutte, comunque vai. Non mi interessa. Sì, cioè, quelle che si mangiano tutte le dita, che hanno tutto qua. A me rovina, sai. Mamma mia, brutto. Belle mani. Brutto. Io no, non mi interessa. No, beh, a me sì, però non pensavo di fare tutto un ramore. No, ma è ognuno. No. C'ha le sue... è una cosa in più, eh. Non sto dicendo che tipo deve essere. Poi ci sono le persone che tipo la trasformano in cosa che se non c'è non riescono a eccitarsi. No, può essere. No, non però... è ossessione, è una, certo. Una cosa che tu dici. Un feticcio. Io vivo proprio solo di quello, la mia sessualità deve essere per forza permeata da questa cosa e quindi la esigo. Sì. Nei però rapporti. Lì non c'è più la libertà.
Perché? Sei uno schiavo delle tue pulsioni. Ma cosa dici? Oh, sì, dai, scusa, no, se non riesci a vivere senza un bel piede. Può essere anche però sei schiavo di, allora, di una vagina dal momento in cui scopri. Bravo. No, sennò... no. Sì. Perché poi ci deve essere un rapporto sano, tranquillo. Cioè, non ci deve essere. Chi lo dice? Preferisco che un rapporto tranquillo. Però ce l'hai sano con la vagina. Chi dice che cos'è un rapporto sano? Chi lo stabilisce? Sano, tranquillo. Che non deve essere un'ossessione. Ma lui la persona che vuole solo il rapporto dettato dal feticismo dei piedi, cercherà un partner che esige la stessa cosa. In quello trova la sua tranquillità. Esatto. Come ce l'ha quello che tutti i giorni deve scopare. Non dico che ci sia un modo giusto o sbagliato, che palle, dai. Tutti i giorni è una roba imbarazzante. Che parlavamo di libertà, secondo me alcune cose diventano proprio un'ossessione. Bravo, meno male. No, perché, Come abbiamo visto, tutte le passioni diventano un po' ossessioni. Sono ossessioni. Sì. Dai, belle, dai, ci sono. Sì, ho capito, però io guarda, essere chiari, io credo che ci siano delle cose che ti attraggono in persone che sono inspiegabili. Poi ci sono delle persone che mi piacciono, delle persone che non mi piacciono, ma anche fisicamente. Anche se non penso di saltargli addosso, perché ormai alla mia età se salta addosso perdo le gambe, perdo i piedi. Allora sicuramente, però non bisogna neanche farne un'ossessione, perché allora diventi prigioniero delle sue. Quello che dicevo, quello che diceva lui. Ci vuole libertà. Ci vuole la libertà di essere, che uno mi piace per i piedi, uno invece mi piace perché invece ha una bella testa, un bel disegno. Insomma, credo che anche nelle ossessioni bisogna essere un po' non misurati, ma insomma non esagerare, sennò diventi prigioniero di questa ossessione. Però ragazzi, noi abbiamo fatto diverse puntate in cui è venuto una persona che fa bodybuilding, è venuto il fumettista. Sì. Tutte le persone che hanno delle passioni importanti sfociano ossessione. Nell'ossessione. Sì, io sono ossessionato e schiavo di quello che faccio. Certo. Il tuo lavoro. Se però... non sei mai libero. Esatto, e vabbè, lì ci sta. Però è bello. È una cosa bella. Allora, ecco, adesso abbiamo ridimensionato la situazione. Vuol dire che tu alla fine sei libero nella tua ossessione. Nel senso, ti piace quella cosa lì e la cerchi. Esatto. E che questo va bene, questo è normale. Sì, dal momento in cui non danneggi qualcun altro, il danno agli altri allora diventa... ossessione brutta, violenza, diventa violenza, allora non va bene. No, figata, ragazzi, ma che bello, abbiamo parlato. Io sono curioso di un'altra cosa, vorrei sentire delle, a sto punto, visto che siamo in argomento vai. Vorrei sentire un po' di perversioni di Mara. Vai. Cioè, siamo in un'occasione unica della mia vita. Ma guarda, io credo di doverti dire con grande tristezza che sono la peggior donna sessuale che io abbia mai conosciuto. Non so come ha retto mio marito così tanti anni, però... Perché siete sposati da? 43 anni. Mamma mia. 43 anni. Vabbè, ma mi è simpatico. Come si tiene vivo un matrimonio? Siete ancora in prova? No, non si tiene, non hai. Tutte quelli che dicono bisogna fare qui, ma sono tutte balle. La verità è che la persona ti deve piacere, ti affezioni. Mio marito fa delle cose delle volte che lo tirerei contro al muro, però alla fine ci rido. Cosa ti tiene dal non farlo? Non mi tiene niente, mi tiene che perderlo mi dispiacerebbe. È una testa di cazzo, ma però mi dispiacerebbe. È una testa di cazzo sublime. E per esempio ieri sera si è arrabbiato perché gli ho detto se fai quella cosa lì non parlare di noi, delle ragazze, e lui si è offeso come i bambini perché gli proibivo delle cose dove lui è libero di dire quel cazzo che vuole. Ho capito, ma non si può. Cioè, guarda che un numero c'ha 80, no, è più giovane di me di 10 anni. Toy boy, quindi non Toy boy. Una perversione anche questa. Abbi pazienza, qui mi rifiuto, perché la perversione sarebbe stato se l'avessi preso di 100 anni, cazzo, vecchio. Però già c'ero io di vecchia, cazzo, anche lui. 10, ma 10 non ci siamo accorti, strada facendo. È vero. Sì, una certa, per cui è andata, una certa, anche ma abbiamo cominciato da giovani. Lui aveva 26 anni, io ne avevo 35. Sì. Io sono dell'idea che un matrimonio, poi non lo so, sperimenterò nella sfera della sessualità. Secondo me il proprio mondo, la propria dimensione di perversione devi trovare. Sì, qualche cosa di perversione c'è, certo. Raccontacela, dai. Io sono curiosissimo, davvero. Sessualmente una merda. Non so se è quella la perversione. Tranquillità. No, sono una merda nel senso che ho poca fantasia. Sono truce. Truce? Sì, truce, nel senso che ammetto tutte le pippe, mi annoiano.
Quindi ah, vai dritta. Su diretta, ah, sì, diretta. Diretto, andiamo, ma, vabbè. Baci, leviamoci dalle palle due ore. Basta, basta. Vai Salerno. I piedi e le mani, sì, sono un barbaro. Un barbaro. Beh, dritta al punto, senza preliminare. Sì, una rottura di coglioni, poi sembra stessa, è bello. Intanto dobbiamo finire, finiamo. Sì, e poi se si accelera che si vada, no, questo io non sono. Quanti anni avevi quando hai conosciuto Salerno? Ne avevo 34. No, con Salerno l'ho conosciuto tanti anni prima perché lavorava amici. Nell'ambiente, eravamo amici, ci conoscevamo. Poi abbiamo cominciato, sai che io ne avevo. Ma hai avuto altri matrimoni prima di lui? Ho avuto nessun matrimonio, ho avuto dei fidanzamenti, però ognuno a casa sua. Perché uno famoso mai? No, da mai. Giovane? No. Mai? No. Un artista? Si sta caricando il computer? No. No. Un artista no. E tu continui, Mara, a lavorare? No, poco, perché io credo di non essere più idonea. Lei ha l'intelligenza, ne abbiamo parlato più tante volte. Sapersi tirare indietro. No, di dire io, cioè, alla fine il discografico, chi scopre i talenti deve vivere un'epoca. L'attualità, quell'epoca. Tu lo vivi, ma a me sembri molto. No, mi piacciono certe cose, ma farei più fatica a dare consigli perché non vivo in quel mondo. I racconti che facevamo noi erano molto differenti dai racconti che fanno adesso. Ecco perché lui parla di feti, di cose. Lì diventa difficile perché che consiglio dai? Ma guarda, fatti una bella sega, finito sì, lì. Invece bello. No, devi fare la sega guardandoti i piedi, poi guardando quello lì vicino. Vabbè, no, sì. Ma non hai capito? A me mi complica la vita perché non sono così, capito? Per cui sono un rapporto, sì. È complesso. Io capisco, no? Il discorso, cioè come capisci? Trovare un artista, no? Della tua epoca, ai tuoi tempi, magari era più facile, no? Adesso però guarda sei che idolo... è un Renato Zero, cioè io lo vedo un po' come fuori, il Renato Zero della ah, trap, sì, certo. Lui. Rosa. Ecco. Beh, però adesso non so, magari mi viene in mente una top 50 Spotify, no, di adesso che gliela diamo a lei, gli diciamo tipo trova, sai, sì è difficile, che è più difficile io questo ho capito, sì, è vero, adesso è vero. Che mi hai lanciato questa idea farò inizi una prova a farlo. Dai. Esatto, adesso l'hai presa come una sfida, perché per quanto riguarda tutto quello che tu mi hai detto conosco bene questa situazione. La verità è trovare qualcuno, per esempio ci sono delle vocalità anche in voi che mi affascinano e sono convinta che se si spingono oltre possono essere anche più affascinanti, cioè trovo che Mahmood dovrebbe spingere un po' di più su certe cose, sui testi, perché è così affascinante la voce che potrebbe guadagnarne molto di più. Salutiamo Mahmood. No, ma io lo stimo molto, mi piace, ma c'ha un fatto naturale particolare. Ah, swag, poi. Che se l'è la swag? Stile. A stile, ha vocalità, ha un modo di essere, è un altro pianeta, nel senso che viene da un paese che... di dov'è lui, tra l'altro? Lui è di Grassoglio. Beh, sì, però qualche erede di ma qualcuno... è perfettamente italiano, cioè, sì. No, però me... è figlio non sì, di sì, però è di Grattosoglio, raga. Certo che è di Grattosoglio, però quello che naturalmente gli ha trasmesso l'ara. Tu dici proprio come sì, sonorità. Genetica. È un arabo. Sì, 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 bene, è importante. C'è una genetica della vocalità. Per cui questo miscuglio di culture, eccetera, mi piace molto. Soprattutto trovo che oggi è indispensabile. Sì, perché sì. Non c'è più una possibilità di essere italiano. Chi cazzo se ne vede? Sì, delle voci italiano? Che non siano solo italiane. Cosmopolite. Perché gli italiani sono di tutte le forme, colori, provenienze ormai, quindi che ci sia solo un Mahmood o un Ghali. No, o... certo, però fai conto che la vocalità è importante, la vocalità di De André era fantastica. E certe però secondo me non è vero. Ah sì? Io non sono d'accordo. Sì, non sì. Ti piace sai De André? Che... No, non che non mi piace De André, non credo che la vocalità sia fondamentale. Io credo di sì. No, anch'io. È il io primo messaggio. D'accordo con Federico. Allora, guarda, se tu hai una vocalità bella e dici delle stronzate, non passa. Certo, però se tu hai una vocalità potente e la trasmetti con tutto il resto diventa una marcia. È una marcia in più. È una marcia in più. Assolutamente una marcia tutto in più. Tutto questo voglio dire. Però l'intenzione e la vocalità sono importanti. Se io dovessi poi scegliere tra un bel testo e una bella voce, sceglierei un bel testo io. Io una sì, bella voce. Anch'io. Io voglio dov'è Frank Sinatra? Io voglio qualcosa del genere. Ma lì c'era tutto però. Però c'era tutto. I testi erano bellissimi, però diceva sempre le stesse tre cose. E la voce era una roba. Gli anni 50, micidiali, ma il modo di cantare. Le orchestre. No, però sai cosa? Tipo se c'è una bella voce. Una bella timbrica, chiamiamola sì, timbrica. Ok, un bel timbro. Però il testo è così. Certo. E se invece c'è una voce... Non diciamo brutta, un timbro, diciamo non un timbro brutto che non medio, ti colpisce particolarmente. Okay.
però c'è un bel testo. E un'intenzione giusta. Ma anche non un'intenzione, Vasco. Anche proprio una roba. Un Vasco. Sì, però Vasco. Beh, vabbè, Vasco, ma però bella... Vasco c'ha tutto, capito? La storia, la vita. Sì, però non ha tutta sta bella voce. No, no, beh, però particolare. L'interpretazione sì, ha una grande interpretazione che è diverso dal timbro. Scusa, quando io ho sentito la Nannini, che poi l'ho presa, l'ho lavorata, poi nel, quando noi facemmo America, che era il 1976. Cazzo, anche quello 76. Fu pazzesco. America pazzesco. Era... la torre, la statua della libertà con in mano un vibratore. Sì, la quello lo facemmo noi, sì. Volo. Bellissimo. No, e l'America, bello. Il pezzo L'America parla della masturbazione femminile. Certo. Mi tocco e scopro l'America, no? E sento l'America. Come cavolo era? Adesso mi manda L'America. Mi tocco l'America. Bellissimo. Beh, ma perché l'America era un paese che aveva vinto, aveva un paese vincitore. Mi tocco, certo. Una cosa bella. Bello. Però la Gianna, la prima cosa che mi colpì fu la voce e poi il modo di essere, che mi piacque molto. Aveva una vera punk, Gianna. Sì. Spacca. Anche come vive. Vero. Beh, ringraziamo i nostri ospiti, Marmaionchi, Rosa Chemical. Non sono nostri, sono gli liberi. Sì, esatto. Liberi. Non li abbiamo, non vi abbiamo presi. Esatto. No? Ma spero che vada tutto in bocca al lupo. Grazie. Perché non lo facciamo mai con gli ospiti, sarebbe bello dare... Congratularsi. Sì, congratularsi, dire speriamo che vada tutto bene sempre. Forse no, suona male, scusa, infatti. No, un attimo, no, suona male, è vero, non lo farò mai più. Scusa. No, in bocca al lupo, ragazzi, spero che vada tutto bene. No. C'è una pandemia. Beh, senti, là fuori. Ti dispiace smettere di stronzare? No, esatto. Sarebbe anche meglio tanto per salutarci, perché un'altra che le dici, altro che toccarsi. Alla prossima puntata. Ciao, amici, ciao. Alla prossima. Grazie molto.